Vai, Michele, vai, aspetta pure anche. Aspetta col fiatone perché sono giù a dire alla Chiara. Amici del football americano, bentornati sugli schermi di Eleven Sports per la seconda giornata, la week 2, tra AGSM, AIM Mastini Verona e Rhinos Milano, che stanno entrando in campo qui allo Stadio Europa di Bolzano per un match, Lorenzo, che sicuramente ha molto da raccontare. Abbiamo moltissima voglia di vedere questa partita che va un po' a scoprire le carte su queste formazioni. Un benvenuto a tutti gli abbonati di Eleven Sports. Le squadre, i capitani sono già entrati in campo. Osserveremo tra poco il minuto di silenzio in memoria delle vittime di Cutro. Il presidente del CONI Giovanni Malagò, infatti, su invito del ministro per lo sport Andrea Bodi, chiede di effettuare un minuto di silenzio in occasione della manifestazione sportiva che si disputeranno in questo fine settimana, in memoria della tragedia, come diceva Lorenzo, accaduta a Cutro, dando lettura di questo testo. L'Italia onora la memoria delle 73 vittime del naufragio di Cutro con un minuto di silenzio, riflessione e preghiera da condividere attraverso la comunità sportiva e si unisce al dolore delle loro famiglie e dei loro cari. Il governo rinnova il suo massimo impegno per contrastare la tratta di esseri umani, tutelare la dignità delle persone e salvare vite umane. Siamo nel frattempo con i capitani a centrocampo. Saranno i Rhinos a ricevere il calcio d'inizio di questa partita, la prima della Week 2. Capitani dei Mastini con il numero 5 Luis Colosimo, quarterback da Davidson College. Con il numero 19 Elliott Jeffcott, giocatore degli storici Oklahoma State Cowboys. Pensate, il suo compagno di squadra era proprio Tyreek Hill, uno dei grandi, della prima vittoria dei Kansas City Chiefs di qualche stagione fa al Super Bowl. E poi abbiamo visto anche Manuel Savoia, running back dei Mastini nel giro della nazionale. Tutto pronto per il kick-off che verrà calciato dal numero 6 Simone Rosace, giocatore proprio nato e vissuto qui a Bolzano, inserito già dalla seconda stagione nel roster scaligero, capitanato quest'anno da coach Christian Ciba Costanza. Sì, ci troviamo all'Europa Stadio di Bolzano, sede storica del football italiano. Ringraziamo. Sport City che ha permesso ai Mastini di trovare questa location per questa stagione 2023. Nel frattempo il minuto di silenzio dedicato alle vittime di Cutro. Arriva l'applauso del pubblico dello Stadio Europa, pubblico leggermente infreddolito per questa temperatura pungente qui a Bolzano, non sono molti i gradi, è questo vento fastidioso, Lorenzo, che sentiamo qui nella parte laterale, che arriva ovviamente dalla valle qui dove è locato lo Stadio Europa che nel 1997 ha visto proprio il presidente scaligero guadagnarsi la medaglia di bronzo con i campionati europei con un'Italia vincente contro la Gran Bretagna. Siamo al kick-off di Rosace che va a calciare in profondità, palla subito persa dal ritornatore in maglia bianca e il placcaggio da parte del numero 42 in maglia del blu
Samuele Simula e Reynolds, che partiranno intorno alle 15 yards difensive per un primo 10. Sì, il ritorno non in discesa per questo kickoff return, bloccati subito i Reynolds, adesso vedremo l'attacco, diciamo, in azione. Siamo un po' curiosi di vedere questi due import nuovi per il campionato italiano. Siamo curiosi un po' di vedere le loro qualità sul campo. Si tratta del quarterback numero 9, Joey Bogman, da Elon University, e del ricevitore Trey Brock, giocatore che ha avuto anche la possibilità di un training camp con i Kansas City Chiefs. Arriva la corsa sulla parte sinistra del campo da parte dei Rhinos, con il placcaggio del numero 49 giallo-blu, Giacomo Filippetto. Sarà un guadagno di circa 8 yards, Lorenzo. Sì, corsa mi sembrava Boni Simone, che insomma è anche ricevitore di questa squadra, un discreto guadagno per i Rhinos. Vediamo adesso se continuano sulla strada delle È una corse. Finta con Bogma che tiene la palla, lanciata proprio per Pietro Elmi con il numero 2, attenta alla difesa dei Mastini. Siamo molto vicini alla chiusura del down, anzi è una chiusura del down. Nel frattempo una flag che vola, la prima della serata, vediamo di cosa si tratta. Sì, il quarterback si sta affidando un po' alle sue certezze. Elmi, storico giocatore di questa squadra, grande campionato per lui nel 2022, oltre 260 yard di ricezione, giovane, una garanzia per il suo quarterback. C'è un fallo chiamato contro la difesa dei Mastini, che porterà quindi ad un avanzamento del pallone per la squadra meneghina. Sarà infatti un primo 10 esattamente sulle 47 difensive. Mastini che schierano in campo qui in questo momento il numero 19, Elliot Jeffcott, dicevo prima, giocatore che ha avuto la fortuna di far parte di un grande periodo per i Cowboys di Oklahoma State, con un BCS Bowl ed un Fiesta vinto ed un Fiesta Bowl giocato. Siamo nel frattempo con questo primo 10, con Bogman in questa formazione con due ricevitori per parte. È un gioco free perché è un fuorigioco dei Mastini. Lancio in profondità proprio per Trey Brock. È però sicuramente un encroachment da parte della linea difensiva scaligera, e quindi Reynolds che quasi sicuramente si guadagneranno 5 yards. È infatti questa la chiamata da parte del referee di serata, Marco Sala, storico arbitro del panorama del football made in Italy. Sarà un primo 5 per i Reynolds. Mastini che partono con due penalità consecutive, che li mette in una posizione un po' di difficoltà, non riescono a esprimere il loro gioco a causa di queste flag sul campo. E di nuovo una corsa chiamata centrale, attenta la difesa di coach Daniele Rossi, con il numero 78 Jack Vitari nella zona delle operazioni. Buono questa volta l'intervento della difesa giallo-blu, sarà un secondo e 4. Gioco senza Adol, quello dell'attacco capitanato da coach Matteo Piccoli, offensive coordinator per questa stagione 2023 dei Rhinos, che hanno cambiato molto. È di nuovo Pietro Elmi a resistere al placcaggio, va quindi a correre molto vicino alla chiusura del down. La chiamata di Chiara Thomas indica in effetti la chiusura del down, con l'attacco bianco-arancio che avanza molto bene in questo loro primo drive offensivo. Leonardo Cambrisi con il numero 10 nel backfield insieme al numero 9 Joey Bogman. Arrivano le chiamate dalla sideline,
Borgman che va ad aggiustare le competenze della linea, un lancio laterale, arriva il placcaggio mancato da parte del numero 35 Veratelli, ma è subito poi il compagno di squadra a metterci una pezza, è una perdita di terreno di circa una yarda, sarà un secondo e 11. Sì, bella la reazione del cornerback dei Mastini, difesa attenta che non lascia molto spazio su queste tracce corte dei Rhinos. Tra ricevitori sulla parte sinistra del campo, la parte più larga, Bogman che va di nuovo a girarsi verso la sua sideline per ricevere le informazioni da parte del coaching staff. Arriva la palla nelle mani di Bogman che cerca di trovare spazio centralmente, il placcaggio da parte di Federico Santello, c'è però una flega a terra. Fazzoletto giallo lanciato dagli arbitri per i neofiti del football, è il significato di un fallo, vediamo di cosa si tratta, è a quanto pare una holding, quindi una trattenuta illegale da parte di un giocatore in maglia bianca, e saranno quindi 10 degli arti di penalità per l'attacco di coach Nobili. Sì, prima penalità per i Rhinos, due squadre comunque lo scorso campionato corrette sul campo, con penalità sotto la media della Lega, per cui non ci aspettiamo grande fallosità. Due squadre che l'anno scorso comunque si sono equivalse, vittorie e sconfitte simili, insomma 2 su 6 per i Rhinos, 1-7 per i Mastini. Di nuovo la palla nelle mani della quarterback numero 9, arriva il placcaggio di Elio Jeffcott che va a interrompere subito il ricevitore numero 3, Trey Brock, la sfida tra i due import, nuovi import per le due squadre. Squadre, dicevamo ad inizio cronaca, che hanno cambiato moltissimo rispetto alla scorsa stagione. Pensate che sono circa 20 i giocatori cambiati da parte dei gialloblu, tra ovviamente qualche ritiro e qualche addio. Squadra molto giovane quella di coach Ciba Costanzo. Sarà un terzo lungo con questo roll out sulla destra da parte di Bogman che va a lanciare in profondità per il numero 13 Simone Boni. Bellissima ricezione del giovane ricevitore meneghino, primo gol per Milano. Bravissimo Simone Boni, non per niente fa parte del blue team della nazionale. Anche la scorsa stagione ha fatto numeri importanti, 370 yard di ricezione, bellissima ricezione vicino alla sideline, Rhinos che si avvicinano pericolosamente alle end zone. Primo in gol con la formazione bilanciata, due ricevitori per lato per Bogman, bellissimo il suo lancio e bellissima la traiettoria percorsa dal numero 13 in maglia bianca, la man in motion che porta tre ricevitori sul lato sinistro. Questa corsa centrale che spiazza un attimino la difesa di Daniele Rossi. Arriva il placcaggio tardivo del numero 78 Giacomo Vitali. Sarà un secondo in gol con i Rhinos molto vicini alla prima segnatura di serata. Vediamo nel frattempo il replay, se ci sarà il tempo, perché siamo già alla chiamata infatti sulla linea di scrimmage per Bogman. Va a guardare sulla sinistra, un bel lancio completato per il numero 3 Trey Brock, touchdown Rhinos Milano in questo primo drive ben giocato dalla squadra di coach Christian Nobile. 6-0 in attesa dell'extra point. Sì, Sonny Brunoro non ha potuto niente contro l'import americano, bella ricezione, bello stacco da terra, bel drive dei Rhinos che si sono conquistati questi primi 6 punti, adesso vediamo la trasformazione. Tutto pronto per l'extra point, arriva lo snap che però rimbalza sulle ginocchia, difesa o comunque PAT coverage dei Mastini subito a bloccare il tentativo.
Rhinos 6, Mastini 0 in questo primo quarto di gioco, che comunque Lorenzo ha fatto vedere di che pasta è fatto questo attacco dei Rhinos, spumeggiante come ce lo aspettavamo. Sì, squadra che punta molto sul gioco offensivo, ricevitori di altissima qualità, il pacchetto aereo dei Rhinos è tra i migliori a mio avviso della IFL. Bel drive, consideriamo che insomma prima partita della stagione, non facile coordinare i tempi, le esecuzioni, per cui squadra diciamo già pronta a esprimere il suo potenziale offensivo. Tutto pronto per il kick-off dei Rhinos con il numero 47 Giacomo Sarra pronto a calciare in profondità che nel frattempo cade il pallone, stavo dicendo in profondità ad attendere il pallone il numero 3 dei Mastini, Vladimir Bemopogo, giocatore ormai già la quarta stagione in giallo-blu, con il numero 29 invece una novità, si tratta di Portesan, giocatore proveniente da Venezia. Pallone sistemato nel frattempo per questo calcio d'inizio, è uno squib kick, scusate, controllato male dai Mastini con Pogo che cerca di trovare spazio. Attenta il kick-off coverage dei Rhinos che ne approfitta della situazione per placcare subito il numero 3 Scaligero, palla che quindi verrà posizionata intorno alle 18 yards difensive con un primo 10 e vedremo quindi Lorenzo Luis Colosimo, quarterback dei gialloblu, un quarterback che arriva da Davidson College, college di prima divisione, ragazzo che ha partecipato al campionato danese arrivando alla finalissima, il Mermaid Bowl, persa poi con i suoi Golden Diggers. Primo 10, pistol offense con alle spalle di Colosimo Manuel Savoia. Due ricevitori, due running back scusate nel backfield. Infatti la corsa di Savoia che se ne va sulla sinistra, un guadagno di circa 4, forse 5 yards per i Mastini con un bel lavoro da parte della linea d'attacco capitanata da Marcello Mutascio, capitano e veterano storico dei Mastini Verona. Lo dicevamo già anche in alcuni comunicati, il giocatore che è praticamente da sempre nei Mastini dalla nascita dal 2005. Secondo e 4, quindi sono 6 yards guadagnate da Manuel Savoia, due running back sempre nel backfield per i gialloblu. Colosimo che lascia di nuovo la palla a Savoia che va a rompere un paio di placcaggi, si avvicina alla chiusura del down, sembra un primo 10 Mastini. Due corse molto determinate, quelle chiamate dall'offensive coordinator Andrea Ventura. Va sul sicuro l'attacco dei Mastini, affida la palla a Savoia, running back leader di questa squadra. La scorsa stagione ha portato 270 yard nette, per cui sa fare il suo lavoro. Bel guadagno con queste due azioni da parte del running back veronese. Primo 10, Colosimo che va a chiamare il suo count play, 4 ricevitori per lato, pallone lanciato forse troppo presto per le mani del numero 89, si tratta di Leonardo Pascuotto, ricevitore alla sua seconda stagione di football, rookie nella scorsa stagione, qualche bella ricezione mostrata soprattutto nella penultima partita di regular season a Parma, dove i Mastini riuscirono a vendere veramente cara la pelle contro la gloriosa squadra ducale. Secondo i 10, tra ricevitori su un lato con la motion di Leonardo Agostinis che porta appunto tre ricevitori su un lato, Colosimo che è pronto per ricevere lo snap, va lui a correre personalmente, va a regalare questa option per Manuel Savoia che va a guadagnarsi circa 50 yards con questa sua azione personale. Gran bella chiamata da parte della panchina scaligera, primo 10 e territorio assolutamente favorevole per i Mastini.
Tanto coraggio, comportamento da leader da parte di Lewis, bella corsa sulla sideline, si prende anche il lusso di una finta per guadagnare qualche yard in più. Atteggiamento da leader, bella, bella questa azione da parte di Lewis Colosimo. Entra in campo nel frattempo il backup running back con il numero 24. Giovanni La Rocca, proveniente dai Leoni Basigliano. La sua prima azione in Italian Football League. Giocatore che ha avuto i suoi migliori highlight in un nine ball di qualche anno fa, dove ha vinto l'MVP per la vittoria dei suoi Leoni. Primo e 10, intorno alle 27 offensive. Colosimo che consegna palla di nuovo al running back, in questo caso dicevo a Giovanni La Rocca, che va a guadagnare circa 6 yards. Sì, buona questa possibilità da parte dei Mastini di alternare due running back, non è tutto il carico del lavoro, non è su Manuel Savoia, buon guadagno da parte anche di La Rocca. Sarà un secondo e 5. Di Mastini, che finora ha mosso veramente molto bene la palla con il gioco di corsa, che ha avuto ovviamente grande utilizzo la scorsa stagione a causa della mancanza del quarto titolare. Nel frattempo di nuovo la corsa, questa volta sulla parte destra del campo da parte del numero 24, arriva però attenta questa volta la difesa dei Rhinos Milano. Facciamo un po' fatica sinceramente a vedere i numeri di maglia della squadra meneghina, cercheremo di essere più attenti possibile per potervi dare i nomi dei difensori meneghini. Sì, siamo su un terzo e 6 con questo secondo guadagno da parte di La Rocca. Serata molto ventosa, non è probabilmente così facile lanciare i palloni da parte del quarterback. Mi aspetto di vedere prossimamente un lancio anche da parte di Lewis. Arriva la palla con la corsa in questo terzo e corto da parte di Savoia. Siamo molto vicini alla chiusura del down per l'attacco scaligero. Andiamo a vedere la posizione della palla da parte della crew arbitrale. Sembra essere un quarto e 2. Vedremo quale sarà la scelta da parte di coach Ciba Costanzo per questo quarto e 2, che sembra possa, non rimanere in campo. Esatto, sembra possa essere giocato alla mano. Colosimo ancora in pistol con alle spalle Manuel Savoia. Arriva il count play molto lungo, la palla consegnata in una bellissima finita a Savoia, la palla lanciata poi per le mani sicure di Giovanni La Rocca, placcato poi in maniera così avventurosa da parte del defensive back dei Rhinos. Primo down Mastini che entrano nella famosa red zone, quindi sarà un primo in gol per i gialloblu. Mastini che rompono il ghiaccio nel passing game, vediamo finalmente in azione il braccio di Lewis Colosimo, il placaggio dei Rhinos sembra essere regolare. Primo down per i Mastini. Bella la finta di Colosimo che va in play action e poi va a lanciare questa traiettoria flat per il running back numero 24. Primo in gol, ancora Colosimo che lascia la palla a Savoia che rompe un paio di placcaggi. La difesa dei Rhinos che però reagisce in maniera importante, molti giocatori arrivati in gang tackle a fermare il running back numero 21 in maglia blu. Se non sbaglio c'è una flag sul campo, vediamo cosa dichiarerà la crew arbitrale. È sicuramente un fallo contro i Mastini, probabilmente un holding, vediamo cosa verrà chiamato. Ora riusciti a capire quale sia il fallo, non
Dunque, la palla è stata portata indietro e quindi sarà un primo e 17, se riesco a vedere bene, per i Mastini. Quindi un holding sicuramente chiamato, vista le 10 yards di penalità. I Mastini che hanno un po' più di campo da guadagnare in questa bel drive. Ha giocato molto sul terreno, nella gestione tattica di coach Ventura. C'è di nuovo una flag, probabilmente un fuorigioco da parte dei Mastini. Sì, falli forse un po' di tensione, visto l'end zone vicina da parte dei Mastini. Fuori gioco dei Mastini. È un offside chiamato contro l'attacco giallo-blu, che fa retrocedere ulteriormente Colosimo e compagni. Tra ricevitore sulla parte destra del campo, Manuel Savoia, unico running back nel backfield. Andiamo a vedere la pressione che eserciterà la difesa di coach Nobile. Infatti Colosimo che tenta di attendere l'ultimo momento per lanciare. Buona la copertura della secondaria dei Rhinos Milano, sarà un secondo and goal. Sì, buona la copertura dei Rhinos, non aveva molte opzioni Luis Colosimo, ha dovuto un po' gettare questa palla e tutto da rifare per i Mastini. Campo con il numero 8 nella posizione di wide receiver, il rookie quarterback della scorsa stagione che ha sostituito Taylor Watkins. Si tratta di Luca Tommasi, schierato quest'anno nella posizione appunto di wide receiver. Per lui una nuova avventura in un ruolo che lo può sicuramente mettere in buona luce. Arriva la play action, il lancio centrale per Leonardo Pasquotto, che non riesce a trattenere il pallone in questo bel lancio di Colosimo. Mastini che in qualche modo si stanno facendo del male da soli in questo bel drive iniziale, in questo primo quarto di gioco qui allo Stadio Europa di Bolzano, casa dei Mastini Verona per tutta la stagione EFL 2023. Un po' di emozione forse da parte del receiver veronese. Lascia cadere la palla, vicinanza all'end zone, forse ha messo un po' di pressione psicologica al giocatore. Terzo e lungo, Mastini che questa volta si schierano con due running back nel backfield. Una snap con questa option giocata per Savoia. Arriva un bellissimo placcaggio da parte di Trey Brock, utilizzato anche in difesa, ovviamente a fare la differenza. Quarto e lunghissimo, andiamo a vedere la chiamata della panchina dei Mastini. Mi aspetto probabilmente un tentativo di field goal. Sì, doppio ruolo per Trey Brock, che fa vedere qualità tecniche di un import. Uno contro uno, placcaggio veramente da manuale, taglia a Savoia la possibilità di guadagnare ulteriori yard. Bravissimo, bravissimo Trey Brock. Con questa azione molto bella di Trey Brock finisce il primo quarto di gioco qui a Bolzano con i Rhinos Milano in vantaggio 6-0 sugli AGSM AIM Mastini Verona, in un match che finora ha visto soprattutto due bei drive da ambo le parti, con i Rhinos che hanno chiuso in end zone con il bel lancio di Bogman su Trey Brock nell'angolo in basso a sinistra dei nostri teleschermi. Mastini che invece vanno a correre molto bene al centro, e poi la bellissima option giocata con la combo tra Colosimo e Soave, che porta i Mastini in red zone. Mastini che poi pasticciano fino ad arrivare a giocarsi appunto questo quarto tentativo. Lorenzo, quarto tentativo che a quanto pare invece andranno a giocare alla mano. Sì, evidentemente non si sentono sicuri sulla possibilità di calciare e optano per questo quarto down. Vediamo un pass. Colosimo che cerca di tenere la palla, va in scramble sulla sinistra, lanciare per le mani della numero 3, Bemmo Pogo,
che sembrava poter trattenere la palla. Nulla di fatto in questo drive offensivo dei Mastini. Bello comunque l'aspetto gestionale del primo drive dei gialloblu, che va però in un nulla di fatto. 6-0 ancora quindi per i Rhinos. Sì, ha avuto molto tempo per lanciare, anche se con qualche pressione ha tentato il lancio proprio sull'estremità della linea di fondo. Bemmo Pogo molto vicino alla ricezione, bello stacco da terra, mancato di poco. E di nuovo quindi l'attacco dei Rhinos Milano in campo. Due ricevitori per lato, a palla che arriva per il running back numero 32. Si tratta di Jacopo Stefano, se siamo riusciti a vedere la palla bene il numero, anzi è il 45, Luca Merante. Chiediamo scusa, ma ripeto, si vede molto male il numero di maglia, in questi numeri arancio su maglie bianche da parte dei Rhinos. Bella corsa, dicevo, del numero 45, secondo e 5 per i Rhinos Milano. Tra i ricevitori sul lato sinistro, Bogman che va a controllare la posizione del fronte difensivo scaligero. Arriva lo snap, la pressione, riesce a rimanere in tasca, poi si sposta sulla sinistra, arriva l'intervento di Veratelli che non riesce a trattenerlo, e poi Elio Jeffcott a metterci una pezza. Primo down e guadagno importante per l'attacco dei Rhinos, che va ad attraversare la metà campo. Sì, bella ricezione di Bruno Escobar, stacco da terra, mismatch, riceve la palla, riesce anche a evitare un placaggio per un ulteriore guadagno. Bella ricezione di Bruno Escobar in maglia numero 11, giocatore nato nei Mastini di Verona, poi trasferitosi da due stagioni da Orsono proprio ai Rhinos. E la play action di Bogman che va a lanciare centralmente, arriva l'intervento di Jeffcott Elliott a far perdere palla a Pietro Elmi. Nulla di fatto, sarà un secondo 10. Tutto da rifare per i Rhinos, che prediligono, come vediamo, insomma, questo passing game, anche in considerazione della qualità dei ricevitori. Tra i ricevitori sulla parte sinistra del campo, sempre con il numero 45, Luca Merante al fianco di Joey Bogman. Bogman, c'è qualche pasticcio, riesce ad infilarsi al centro per un guadagno importante. La chiusura del down per il quarterback da Elon University. Bella la sua azione, un mistake, qualche problema nel backfield. Infatti lo vediamo proprio parlare con il running back numero 45. Un errore per Lorenzo che si è tramutato in un bel guadagno, che permette un primo down sulle 33 offensive. Sì, Bowman risponde a Colosimo anche lui con una bella corsa, ottimo guadagno, gli consente di ottenere questo primo down. Lancio molto bello da parte di Bogman sul ricevitore che in traiettoria hook va a ricevere tranquillamente un ennesimo primo down. Rhinos che stanno mostrando un grande ritmo in questi primi due drive offensivi. Sì, bella intesa, devo dire, tra il quarterback e i suoi ricevitori. Tra l'altro ne ha provati anche diversi, per cui almeno tre ricevitori sono stati testati. Buona l'intesa con il QB. Corsa questa volta centrale, difesa Mastini che va a placcare sempre con Vitari in maglia numero 78. Ha un secondo e 8, forse secondo e 7. Attacco Noado, dicevo, quello dei Rhinos che in qualche modo infastidisce la difesa scaligera. Bogman che va in play action, va a lanciare questo pallone per il proprio ricevitore. Sembra esserci una chiamata, un fallo su Elliott Jeffcott, scusate.
Forse è anticipato l'intervento del numero 19 Scaligero sul probabile ricevitore prescelto dal quarterback numero 9 milanese. È infatti un pass in interference chiamato contro la difesa scaligera. Rhinos che avanzano in maniera sempre più importante in questo secondo drive offensivo. Sì, tante le yard concesse dai Mastini con queste penalità, siamo anche vicini alla goal line. Primo in goal. Hogman con questo count play molto lungo, lancio nell'angolo destro dell'end zone, la copertura da parte della secondaria scaligera sul numero 11 Escobar, che si lamenta un po' con gli arbitri, arbitri che non hanno lanciato nessuna flag in questa occasione. Bella la copertura in questa occasione del cornerback giallo-blu. Escobar prova a ricezione una mano, ma non riesce. Secondo in gol, ancora un count play lungo, arriva lo snap per Bogman che ha tempo, va a lanciare questa traiettoria, corner! Sembra un intercetto, non siamo riusciti a capire. È l'intercetto dei Mastini da parte di Elio Jeffcott con il numero 19, palla che è sembrata rimpallare, eccolo qui Jeffcott a rubare letteralmente il tempo al numero 13 Simone Boni. Grande bellissima giocata del defensive back da Oklahoma State, intercetto il suo primo in questa prima stagione in giallo-blu. Sì, grande reattività, sembrava un defletto, invece ci ha creduto fino alla fine Jeffcott, è andato a raccogliere questa palla dal terreno. Mastini quindi che riprendono il possesso della palla. Primo 10 con Colosimo di nuovo in campo, pronto a ricevere lo snap, palla consegnata a Savoia, stavolta è ben controllata la corsa del running back numero 21 Scaligero da una difesa dei Rhinos molto attenta, che ha aumentato, diciamo, la reazione sulla chiamata del gioco di corsa a Scaligero. Perde di terreno importante, sarà un secondo e 14. Sì, Rhinos che cominciano a prendere un po' le misure ovviamente al gioco dei Mastini, soprattutto al rush game, quindi si stanno un po' adattando alle corse dei Mastini. Mastini che probabilmente devono sperimentare un po' di più il passing game, vediamo. Colosimo infatti che va a trovarsi spazio sulla destra, lancia questo pallone in flat inteso per Leonardo Agostinis, attentissima però la difesa dei Rhinos quasi all'intercetto, intercetto sanguinoso che poteva arrivare fino alla end zone. Eccolo qua nel replay il lancio di Colosimo e l'intercetto mancato da parte del numero 31 Riccardo Restelli. Sì, bella lettura da parte sua, si è mosso in anticipo, sarebbe stata rovinosa in quella posizione di campo, probabilmente sarebbe andato in end zone, aveva molto spazio libero davanti a sé. Terzo lungo per i Mastini e soffrono in questo momento l'aggressività e la condizione positiva di gioco dei Rhinos, che si trovano in vantaggio sul 6-0, ma che in questo momento, che sino a questo momento hanno dimostrato maggior continuità di gioco. Nel frattempo un ennesimo fallo chiamato contro l'attacco dei Mastini. Mastini distratti questo inizio di gara. Vento nel frattempo si fa sentire qui sugli spalti dello Stadio Europa di Bolzano. Terzo e lungo per i Mastini, ultima chance prima del punt, vediamo Luis Colosimo che opzione sceglie. È una option chiamata
per Savoia, che cerca di rimanere in piedi, va a guadagnare circa 9 yards, ma è attenta la difesa dei Rhinos a portarlo fuori dal campo. Sarà il primo punt di serata in questa week 2 qui a Bolzano tra Mastini e Rhinos, partita che dimostra in questo momento, fino a questo momento, un sicuro vantaggio da parte dei Rhinos Milano per quello che hanno dimostrato sul campo. Dicevo poco fa, maggior la continuità, un Joel Bogman sicuramente con l'attenta selezione dei propri ricevitori. Sì, attacco che sembra comunque non alla prima partita di campionato, sembra avere un buon timing, diciamo buona intesa ricevitori quarterback. Vediamo adesso questo punt corto. È il punt di Rosace che va direttamente fuori, non un grande hang time, pallone tra l'altro che esce addirittura in territorio favorevole. Rhinos quindi che si trovano in grande posizione di terreno per questo loro terzo drive offensivo. Di Mastini che vede in campo tra l'altro il numero 53 Didat Safiano, convocato in quella che sarà la nazionale sperimentale proprio di coach Nobile, che ha in gestione, diciamo così, per il mese di aprile, se ricordo bene, per sfidare una college o un high school americana. Primo 10 con questa motion nel backfield per Bogman, porta 5 ricevitori aperti, buono il tempo regalato dalla linea dei Rhinos al quarterback numero 9 che va a pescare il proprio ricevitore per un guadagno di un primo down molto veloce. In campo anche il numero 8, l'oriundo Bentley Romello, arrivato recentemente, originario di Jacksonville, che proviene da un college da Northwestern Oklahoma State, dove ha giocato molto wide receiver ma anche con buone skills che gli hanno permesso di giocare anche negli special team come ritornatore. Sì, ennesima ricezione da parte di Elmi, che lo vediamo nuovamente schierato assieme a Escobar e proprio a Romello. Ora tra i ricevitori sulla parte destra del campo, Bogman che va nel suo count play, arriva questa chiamata che manda di nuovo in fuori gioco la difesa dei Mastini, c'è libero in fondo all'end zone Bruno Escobar, ovviamente giocata gratuita che pesca libero in end zone il numero 11 in maglia bianca. Ovviamente fallo declinato, touchdown Rhinos, 12-0 parziale in questo quarto di gioco. Sì, vediamo Daniele Rossi che discute con la secondaria dei Mastini, probabilmente non ha funzionato qualcosa, completamente libero l'11 Rhinos, ovviamente non ha avuto nessuna difficoltà nella ricezione. 12-0 per i Rhinos che vanno alla trasformazione, prima mancata, vediamo adesso se riescono a finalizzare. Guarda solo il ricevitore, più avanti Junior, più avanti. Ovviamente azione alla mano, quella chiamata dalla panchina Meneghina, andare a portare a 14 il punteggio, è Bogman che rimane in tasca, va a lanciare questa bella traiettoria slant proprio per Romello Bentley, se riesco a vederlo per le sue caratteristiche fisiche, arriva il 14-0 per i Rhinos, meritatamente in vantaggio qui a Bolzano in questo secondo quarto di gioco. Sì, vantaggio meritato da parte dei Rhinos, attacco che gira bene, bellissimo il timing di questa trasformazione, Rhinos che quindi recuperano la mancata trasformazione
precedente, 14-0, partita che comincia a farsi un po' in salita da parte dei Mastini. Mastini che avevano preso sicuramente grande entusiasmo in quel primo drive offensivo che aveva portato con la bella giocata in option Manuel Savoia a percorrere circa 50 yards sul lato sinistro del campo. Poi qualcosa è andato storto, da lì le famose sabbie mobili che hanno un po' bloccato l'avanzamento scaligero. Da quel momento giallo-blu in difficoltà sia in attacco che in difesa. Questa volta è il pallone riportato da Vladimir Bembopogo fino alle 35 yards con questa azione acrobatica del numero 3 in maglia giallo-blu che va a saltare letteralmente il giocatore in maglia bianca. Sì, una delle sue doti sicuramente la grande reattività e eccolo qui il replay. Va a saltare il numero 21 Andres Bertazzi, palla posizionata quindi intorno alle 35 yards dove i Mastini inizieranno il proprio terzo drive offensivo con due running back nel backfield. La chiamata di Colosimo che consegna palla a Savoia che rompe due placcaggi prima di essere portato a terra. Sono circa 7 le yards guadagnate dal runner scaligero. Running back scaligero placcato dal 17 dei Rhinos, Stefano Pitton. Bel tackle, bello anche il guadagno da parte di Manuel Savoia. Guadagno di campo sempre con questo rushing game. Vediamo se i Mastini riescono a cambiare un po' marcia con qualche passaggio. Sarà un secondo e tre. Play action, il lancio di Colosimo deflettato e intercettato da parte di Gianluca Romano in maglia numero 5. Andiamo a vedere il replay tra pochi secondi. Eccolo qui la RPO, la finta nella pancia del running back, attentissimo il linebacker Meneghino che va ad intercettare il lancio di Colosimo. Mastini veramente in una valle molto molto profonda in questo momento. Doccia fredda per i Mastini, merito del 5 dei Rhinos, Romano, diciamo si è meritato questo intercetto, seppur in due riprese, ma movimento corretto, alzando le braccia, chiudendo un po' la visuale, palla tra le mani e capacità di raccoglierla. Primo e 10, Rhinos in questo momento a dominare la partita qui a Bolzano. Mastini veramente in difficoltà. Nel frattempo fischio arbitrale che va a chiamare un delay of game, un ritardo di gioco da parte dell'attacco dei Rhinos Milano. Quindi pallone retrocesso di circa di 5 yards, scusate, sarà un primo e 15. Tra ricevitori sulla sinistra, Bogman che sta sicuramente vincendo il duello su Colosimo. Bogman che va in finta a lanciare questo scramble sulla parte sinistra del campo, pallone che non arriva nelle mani del numero 13 Simone Boni, sarà un secondo e lungo. Ma primo errore, se possiamo chiamarlo così, da parte di Bowman di questa partita, lancio corto non ricevibile da parte di Boni. Secondo e 15 per i Rhinos. In attacco dei Rhinos che sta dando veramente molto molto tempo al proprio quarterback, ancora va in sprint out sulla sinistra, messo sotto pressione da Safiano Didat, è la corsa personale del numero 9 in maglia bianca che va a guadagnare circa 6 yard.
sarà un terzo e 9, se ricordo bene. Bella la copertura in questo caso da parte delle secondarie, vediamo come il quarterback ha dovuto temporeggiare, poi ha optato per la soluzione sicura, sideline, uscita dal campo, terzo e 9. Tra i ricevitori sulla parte destra del campo, ancora una lunga, un lungo count play chiamato sulla linea di scrimmage da parte di Bogman, che va in drop back, messo un po' sotto pressione. È bello l'intervento questa volta della secondaria giallo-blu con il numero 29 Roberto Portesan, che va a togliere la palla dalle mani del ricevitore inteso. Si tratta appunto di Elmi, eccolo qui il replay con Bogman, questa volta messo sotto pressione da Santello e da Argenta. Arriva la palla per il numero 2 Pietro Elmi e bravo il defensive back scaligero a toglierla dalle mani. Anche Rhinos per la prima volta il punt in questa serata. Punt obiettivamente non facili con questo vento, anche quello precedente di Rosace dei Mastini forse è stato un po' reso più difficile dalla condizione meteo. Vediamo adesso Escobar. Escobar che va a calciare questo punt che rotola nella end zone. Nulla di fatto per tentare ovviamente da parte di questo punt team meneghino di bloccare il pallone in prossimità della goal line. Attacco quindi dei Mastini che ritorna in campo dopo l'intercetto di Romano. Sì. Three and out con qualche difficoltà anche loro con questo errore in questo diciamo drive iniziato con questo ritardo di gioco che poi ha in qualche modo complicato la vita anche per i Rhinos. Ah, sicuramente diciamo i falli penalizzano diciamo l'organizzazione di gioco e bisogna reinventare un po' il playbook. Rhinos finora molto meno diciamo fallosi rispetto ai Mastini, proprio in questa occasione diciamo si sono complicati un po' la vita e hanno dovuto andare al punt. Arriva l'end-off Colosimo per Savoia, la difesa dei Rhinos in gang tackle a placcare il numero 21 in maglia blu. Sì, difese che a mio avviso si stanno un pochino adattando alle modalità di gioco degli attacchi, vediamo che è cresciuta sicuramente quella dei Rhinos sulle corse dei Mastini, dall'altra parte la secondaria dei Mastini nell'ultimo drive ha coperto meglio i ricevitori milanesi, per cui diciamo difese che stanno un po' venendo fuori sul campo. Secondo 10, questa corsa fermata a 0 yards per i Mastini grazie ad un buon intervento in gang tackle della difesa dei Rhinos. Pallone che cade a terra con Colosimo che decide ovviamente di mangiarselo. Arriva la pressione e il placcaggio da parte della difesa dei Rhinos. Attendiamo il replay, penso si tratti appunto del numero 17 Stefano Pittonna, giocatore proveniente dai Sentinels Isonzo, presidente anche della squadra del Friuli Venezia Giulia. Il sec mi sembra ad opera del 15, se non erro, se abbiamo visto bene il numero, Federico Gallina. Allora ho sbagliato io, Lorenzo, a vedere il numero. Sarà comunque l'ennesima giocata difficile per l'attacco di Mastini, terzo e lunghissimo. Tra ricevitori sulla parte sinistra del campo, arriva lo snap, lo sprint out a sinistra, il lancio in profondità in doppia copertura, arriva quasi l'intercetto su questo lancio in scramble di Colosimo ed sarà un nuovo punt per i Mastini. Sì, sotto pressione Luis Colosimo da parte della difesa dei Rhinos, diciamo all'ultimo momento prova questo lancio di lunga gittata, buona la copertura di Trey Rock che per poco manca un intercetto. Siamo pronti al punt per la squadra giallo-blu.
pronto a ritornarlo proprio Bentley, il numero 8, diciamo prima, importanti le sue skills come ritornatore. È un bruttissimo snap che va ad uscire dalla end line, che regala ovviamente una safety, quindi due punti per i Rhinos Milano. Rhinos che si portano quindi sul 16-0 in questo secondo quarto di gioco. Lorenzo, Mastini veramente in difficoltà. Sì, diciamo da registrare alcuni aspetti, seppur in miglioramento per esempio il gioco offensivo nell'ultimo drive, mancanza di concentrazione forse in qualche occasione come questa e qualche fallo regalato. Prima uscita sempre difficile per una squadra in questo campionato, ricordiamo anche che è la seconda stagione per i Mastini, per cui squadra diciamo che sta imparando a giocare a questo livello sicuramente superiore rispetto alla seconda divisione alla quale erano abituati. Safety regalata, due punti che portano quindi i Rhinos a 16-0. 16-0 che poi ovviamente regalerà nuovamente probabilmente la palla ai Rhinos, perché dopo una safety è proprio la squadra che ha subito la safety a calciare il pallone. Saranno quindi i Mastini a riconsegnare palla ai Rhinos, Rhinos che poi avranno un nuovo possesso e quindi di nuovo in campo con l'attacco di Joe Bogma. Arriva questo calcio molto lungo dei gialloblu, ritornato dal numero 13 Elmi, che se ne va sulla destra, sulle 30, sulle 20, sulle 10, non ci sono flag, touchdown Rhinos Milano, che vanno in grande azione a caricare ulteriormente il punteggio sul tabellone. 22-0 in questi primi due quarti di gioco per i Rhinos Milano su dei Mastini veramente in grandissima difficoltà. Lorenzo, bella azione, niente da dire, eccolo qui, bei blocchi, forse una spinta da dietro ma niente di più in quell'occasione. La velocità poi di Simone Boni fa la differenza. Simone Boni lo conosciamo bene, giocatore di qualità, ottimo receiver, trova spazio, può dar polvere alle, può dare fiamme alle polveri delle sue gambe, per cui grande corsa, bellissima marcatura da parte dei Rhinos. Probabilmente la safety ha comunque condizionato anche un po' la mentalità dei Mastini. Doccia un po' fredda, punteggio sul quale non pensavano di trovarsi, per cui un po' di spiazzamento psicologico, forse sembrano un po' diciamo storditi Mastini da questo punteggio. Rhino sicuramente, come giustamente stava dicendo Lorenzo, che stanno dimostrando di essere completamente in serata, un attacco spumeggiante che riesce a trovare delle belle giocate aeree sfruttando poco ma bene comunque le gambe di Bogman e qualche azione di corsa del pacchetto dei running back, e poi queste belle azioni anche da parte degli special team che vanno a portare meritatamente sul 23-0 il punteggio per Milano. Nel frattempo di nuovo Mastini che pasticciano, corsa inutile da parte del kickoff returner giallo-blu perché il ginocchio era a terra, quindi attacco dei Mastini in teoria che partirà in prossimità della goal line. Sempre più nera la serata per i giallo-blu. Sarà un primo 10 con la palla posizionata, Lorenzo, mi sembra intorno alle 3 yards. Abbiamo visto nel replay il ginocchio a terra di Vladimir Bemopogo. Sì, questo kickoff diciamo già la seconda volta che viene messo in pratica, sicuramente è stato studiato da parte dei Rhinos. Palla tesa, ci si aspetta un rimbalzo sul campo che può mettere in difficoltà il ricevitore. È stato così,
Bemmo Pogo ha toccato la palla, per cui si è trovato a doverla gestire. Non è nemmeno riuscito a mettere sul campo la sua velocità, partendo praticamente da fermo. Ulteriore, diciamo, difficoltà da parte di Mastini, che si vedono di fronte tutto il campo da risalire. Primo 10, è sulla 1 yard e non sulle 3 come dicevo prima. Di nuovo snap bruttissimo. Manuel Savoia a metterci una pezza, a recuperare lo snap e portarlo circa sulle 3 yards. Manuel Savoia che evita un ulteriore safety, posizione pericolosa, sempre problemi di snap come nell'occasione precedente. Probabilmente da rivedere un po', diciamo, da rivedere questi snap. Savoia bravo a centrare l'obiettivo di uscire dalla end zone. Secondo e 8 con lo snap che arriva nelle mani di Colosimo. Di nuovo palla per Savoia che cerca di trovare spazio questa volta sulla parte sinistra del campo. Portato poi a terra da Simone Piazzoli in maglia numero 30. Tante le corse, buone anche i guadagni da Manuel Savoia, Mastini che però hanno bisogno di un'alternativa di gioco anche per, diciamo, far posizionare differentemente la difesa dei Rhinos. Assolutamente Lorenzo. Sembra che sia stato chiamato l'avviso dei 2 minuti, 2 minute warning, 2 minuti alla fine di questo secondo quarto e quindi all'intervallo. Rhinos comunque che partono bene in questa prima uscita di stagione da parte loro, hanno dichiarato obiettivi importanti per questa stagione, diciamo tanti nuovi arrivi, import di qualità, puntano Toledo, per cui squadra determinata con le idee chiare, diciamo che comunque si candida per essere una delle squadre in ogni caso da battere. Terzo e 5, di nuovo palla per Savoia che va a correre sulla sinistra. Sembra una chiusura di down. Mastini che chiamano timeout giustamente per cercare di sfruttare al meglio questa ultima parte di secondo quarto. Generoso come sempre, come nella passata stagione, Savoia che, diciamo, corre, sa di essere, diciamo, sorvegliato speciale, è ovviamente conosciuto come running back anche nel giro della nazionale, si fa un po' carico della squadra in questa occasione. Timeout delle due squadre. Guardiamo nel frattempo gli appuntamenti di questa week 2 che vedrà o che sta vedendo alle ore 21 il kickoff a Legnano, anzi dei Frogs Legnano sul manto in sintetico del Vigorelli. Frogs, squadra storica del football made in Italy che ritorna nella massima divisione. Frogs che incontrano in questo match d'esordio i Dolphins Ancona. Domani invece alle ore 14 saranno gli Stainless Steel Warriors Emilia ad affrontare i Dax Lazio. Il kickoff previsto per le ore 14. Due match che potrete seguire sui teleschermi di Eleven Sports anche per questa stagione partner ufficiale della Italian Football League. Torniamo nel frattempo alla diretta con Colosimo che riceve lo snap, va in dropback ed è la pressione della difesa dei Rhinos che va a placcare il quarterback numero 5 con il numero 92 Filippo Ungari. Sec che porta le squadre negli spogliatoi.
23-0 per i Rhinos in questi primi due quarti di gioco, assolutamente meritati per la squadra di coach Christian Nobile, in campo praticamente al 90% solo lei, Mastini solamente nel primo drive spumeggianti, poi qualcosa si è inceppato sia nella parte dell'attacco e una difesa che ha mostrato comunque qualche buona cosa come l'intercetto in end zone di Elliot Jeffcott, ma in questo momento meritatamente un 23-0 per i Rhinos. Ci risentiamo fra circa 15 minuti. A più tardi. A più tardi. Bruno! Thank you.
Ed eccoci rientrati per questa seconda parte di gara qui allo Stadio Europa di Bolzano con gli AGSM AM Mastini Verona in grande difficoltà, sotto di 23 punti contro dei Rhinos Milano assolutamente efficienti in questa week 2 della Italian Football League qui sugli teleschermi di Eleven Sports. Lorenzo, abbiamo visto due squadre comportarsi esattamente agli antipodi in questi primi due quarti di gioco. Sì, i Rhinos partono determinati, direi, anche consapevoli dei propri mezzi. Sanno che insomma il loro potenziale è prevalentemente in attacco, prevalentemente sui ricevitori, hanno una batteria di ricevitori importante. Buono anche l'inserimento di questo nuovo import, mi piace, ha giocato il doppio ruolo, Trey Brock. Un giocatore, dicevamo Lorenzo, che arriva da Hillsdale College, Division 2 delle NCAA, giocatore tra l'altro che è stato anche invitato dai Winnipeg Blue Bombers della Canadian Football League ad un training camp, tryout poi anche con i Kansas City Chiefs, giocatore che ha assolutamente dimostrato di avere grandi qualità. Nel frattempo pronti al kickoff dei Rhinos, kickoff dei Rhinos spesso calciati molto bassi, quindi quello che viene chiamato in gergo squib kick, questa volta invece è un calcio in profondità che va direttamente in touchback, quindi Mastini che partiranno dalle 25 yards con un primo e 10. Andremo a valutare con i nostri occhi, Lorenzo, quali sono le scelte tattiche da parte del coaching staff scaligero capitanato da Cristian Costanzo, ex giocatore dei Giants Bolzano, ora head coach dei Mastini Verona, per questa loro seconda stagione nella Italian Football League. Sì, vediamo se cambieranno un po', diciamo, qualcosa anche sulla scorta di questo punteggio. Hanno puntato molto sul gioco di passaggio nei primi due quarti. Vediamo se Luis Colosimo si affiderà un po' anche ai suoi ricevitori. Elliot Jeffcott in posizione di running back. Questa dive, questa corsa centrale inaspettata per la difesa dei Rhinos Milano, un primo e 10 abbondante. Me l'aspettavo, Lorenzo, un cambiamento così importante da parte della panchina di Mastini, arrivata questa corsa dell'import in maglia numero 19, schierato in ruolo del ruolo di running back, tra l'altro che gli ha regalato la borsa di studio per Oklahoma State, poi lui spostato in posizione di wide receiver e poi di defensive back per mantenerlo nel roster. Primo 10 per i Mastini. Ecco il count play con la palla di nuovo consegnata per Elliot Jeffcott, che va a guadagnare circa 7 yards. Mastini che alzano il ritmo quindi con questo loro primo drive offensivo in questo terzo quarto di gioco, che li vede soccombere per 23-0. Sì, su questo punteggio puoi anche permetterti di sperimentare qualcosa, doppio ruolo anche per l'import dei Mastini, così come fatto da parte dei Rhinos. Sempre, diciamo, questa prevalenza del gioco di corsa da parte dei giallo-blu. Ricevitori nel lato sinistro del campo, questa volta la option mal giocata da parte dei Mastini. Bella la pressione sulla parte destra del campo per la difesa milanese, quasi va a perdere palla Elliot Jeffcott in questa option play. È una perdita di terreno, sarà un terzo e 12 per Verona. Sì, tutto da rifare, palla che scotta per Jeffcott, bravo comunque a mantenere il possesso del pallone, non era una palla facile da controllare. Terzo e 11 da parte dei Mastini. Ancora con Elliot Jeffcott in posizione di running back in questa pistol offense,
identifica il runner dietro, quindi alle spalle del quarterback. C'è questa corsa che porta i Mastini intorno alle 43 yards, non sufficienti per chiudere 41 yards, scusate, non sufficienti per chiudere il down. Sarà un terzo e 5. Arriva la chiamata da parte della panchina scaligera con l'offensive coordinator Andrea Ventura. Vediamo nel frattempo nel replay la corsa di Jeff Cotta con il placcaggio di Alessandro Faoro, linebacker numero 7, sicuramente tra i migliori nel suo reparto difensivo. È un quarto tentativo che giustamente i Mastini decidono di giocare alla mano, visto il punteggio importante da tentare di recuperare. Di nuovo Jeff Cotta che va a tentare di chiudere il down, molto vicino alla chiusura del down. Vediamo cosa chiamano gli arbitri. Viene posizionata la palla in prossimità delle 45 yards, nulla di fatto, non è una chiusura di down e sarà quindi l'attacco dei Rhinos ad entrare in campo in un territorio assolutamente vantaggioso. Sì, palla esclusivamente affidata a Elio Jeffcoat in questo drive, la difesa quindi diciamo si è probabilmente anche un po' adattata, scelte sempre diciamo un po' monodirezionale da parte dei Mastini, ripetizione della stessa tipologia di gioco. Novità sicuramente nel vedere l'import schierato anche in attacco. Primo 10 per i Rhinos, quindi con tre ricevitori sulla parte destra del campo. Joey Bogman che va a controllare la situazione, consegna la palla al running back che rompe due placcaggi prima di essere portato a terra dal numero 13 Sonny Brunoro, anche lui proveniente dalla città altoatesina. Bella la copertura insomma della difesa scaligera, anche lo scorrimento della linea, buona reazione da parte dei Mastini. Secondo e 8 per i Rhinos, ancora con la stessa formazione di gioco, tra ricevitori larghi sulla parte destra del campo. Bogman che va a rollare sulla parte destra, molto spazio per lui, va a lanciare questo pallone in profondità dove è Giorgio Giorgiutti con il numero 4 a controllare il ricevitore numero 13 in maglia bianca, Simone Boni. Come nel finale diciamo del secondo quarto, difese che stanno migliorando la loro reattività, la loro capacità di copertura. Snap non perfetto nell'ultima azione, qualche difficoltà per il quarterback dei Rhinos, tempo a disposizione, copertura buona da parte dei Mastini, difficoltà a chiudere l'azione. C'è di nuovo una flag, quindi un gioco libero gratuito per i Rhinos, che però si guadagneranno 5 yards per un encroachment, quindi un fuorigioco, chiamiamolo così, da parte della linea difensiva scaligera. Tante le yard di penalità per i giallo blu. Cinque yard di guadagno che portano i Rhinos a giocare un terzo e corto. Due solo le yards per chiudere il down per la squadra di Christian Nobile. Motion, quindi un empty backfield. Bogman che ha molto tempo va a lanciare in controflusso per Trey Brock che va a rompere due placcaggi. Bellissima azione dell'import numero 3 Meneghino che va a segnare questo bellissimo touchdown del 29-0.
Rhinos assolutamente dominanti in questa week 2 qui a Bolzano, 29-0 per la squadra in maglia bianca. Bella attitudine da parte dei Rhinos, su un terzo e due decidono comunque di lanciare, non vanno per la scelta sicura, si meritano questo touchdown. Arriva il calcio addizionale che porta il punteggio sulla 30-0 per i Rhinos. Tifosi milanesi che festeggiano qui sugli spalti. Una serata veramente sempre più fredda qui a Bolzano. Cale il gelo anche per i mastini. Questo esordio assolutamente molto difficile. Sì, differenziale tra le due società che sembra essersi ampliato. La scorsa stagione, diciamo, la partita disputata li aveva visti tutto sommato combattere fino probabilmente 5-10 minuti dalla fine, partita molto combattuta quella della scorsa stagione. Quest'anno, diciamo, direzione unica. Salvo il primo quarto, padronanza da parte dei Rhinos in molte situazioni di gioco. Pronto di nuovo il kickoff team con questo squib, va a calciare la palla verso il numero 24, La Rocca, che corre molto dritto, diciamo, verso i placcatori milanesi. Arriva questo placcaggio importante. Sì, da parte di Restelli, anche la scorsa stagione, diciamo, era defensive leader, 32 tackles per lui, giocatore, diciamo, conscio dei suoi mezzi, buon placcaggio da parte sua, finora, diciamo, ha giocato bene, ha reso onore alla maglia assolutamente. Prima 10 per l'attacco dei mastini. Ritorna allo standard con Savoia Manuel nel backfield, con Elliot Jeffcott mantenuto fuori dal campo. Arriva il lancio per il numero 89, Leonardo Pascuotto, che riceve il pallone per una probabile chiusura del down. Infatti si muove il box catena sulla sideline opposta alla nostra postazione. Primo 10 mastini, Luis Colosimo che inizia a trovare forse qualche ricezione da parte dei compagni. Quella qui nel replay, la ricezione di Leonardo Pascuotto, che viene subito però attentamente controllato dalla difesa in maglia bianca. Formazione trips tra ricevitori a destra, la pressione con Colosimo che va a lanciare per Pascuotto, che si fa sfuggire il pallone, si dispera il numero 89 in maglia blu. Sarà un secondo e 10. Peccato, aveva spazio di fronte a sé, secondo drop per Pascuotto. Ragazzo comunque delle buone potenzialità, fisico importante, già nella selezione della nazionale, diciamo un po' di sicurezza da parte sua nella ricezione sul campo, sicuramente lo farà crescere. Secondo 10, ancora con la chiamata e lo snap che arriva nelle mani di Colosimo, che va a lanciare verso Leonardo Agostinis. È l'intervento vicino all'intercetto, quello di Romello Bentley, che non riesce a trattenere il pallone. Pericolosissima l'azione di Colosimo, che non trova le mani del ricevitore numero 30, ma quelle del defensive back in porta, Meneghino. Terzo lungo. Molto buona la copertura da parte di Romello. Devo dire che gli import americani si vedono nella fase difensiva dei Rhinos, sia Romello che Trey Brock, spesso diciamo protagonisti di interventi risolutivi. Terzo 10 tra ricevitori per i mastini sulla parte destra del campo. Elio Jeffcott
di nuovo schierato nella backfield, il lancio lungo inteso per il numero 8 Luca Tommasi, nulla di fatto. Non facile sganciarsi dalla copertura di Romello, non riesce a creare la separazione al ricevitore giallo-blu. Nel frattempo un infortunio in campo per la squadra scaligera, speriamo non si tratti nulla di grave. Sembra essere il numero 78 Giacomo Vitari, giocatore ormai alla sua sesta stagione in maglia giallo-blu. Staff medico nelle vicinanze a controllargli la caviglia, così sembra. Speriamo non sia nulla di grave per l'offensive lineman barra defensive lineman dei Mastini. Eccolo qui ad alzarsi in piedi. Arriva l'applauso dal pubblico dello Stadio Europa qui a Bolzano. Probabilmente una distorsione alla caviglia sinistra, quella del numero 78 dei Mastini Verona. Mastini Verona al quarto tentativo e 10, costretti quindi di nuovo al punt con il numero 6 Simone Rosace. Pronto per lo snap, che arriva questa volta bene nelle mani di Rosace, che va a calciare questo pallone proprio per il ritornatore numero 3 Trey Brock, che va a rompere placcaggi e a creare scompiglio nella difesa dei Mastini. Grande atleta il giocatore numero 3 dei Rhinos, che va a segnare l'ennesimo touchdown di serata. Arbitri però che fermano il gioco, vediamo cosa verrà chiamato in questa situazione. Sì, vediamo il replay. Grande cambio di direzione. Eccolo qui dove sembra essere placcato da Bilato. Rosace che cerca di spingerlo fuori dal campo, e invece l'import numero 3 dei Rhinos che se ne va a tagliare in diagonale nuovamente il campo, inseguito da Santello, va a varcare la goal line. C'è però la crew arbitrale pronta a annullare questo touchdown del numero 3 dei Rhinos. Sì, punteggio riportato sul 30-0, in ogni caso lodevole la convinzione e determinazione dell'import dei Rhinos, che non si ferma al primo paccaggio, insiste, sideline, taglia il campo. Azione vanificata purtroppo da una flag da parte dei Rhinos. Fallo dei Rhinos che vanificano il touchdown, il bel touchdown di Trey Brock, ma che a quanto pare permettono ai Mastini di rientrare in campo con l'attacco. Fallo di circa 5 yards, quindi probabilmente un fuorigioco chiamato contro il punt block dei Rhinos. Mastini quindi che si avvicinano, sarà un quarto e 5, quindi giustamente il desiderio di tentare di mantenere in vita il drive offensivo. Ecco infatti in campo l'attacco capitanato da Luis Colosimo, nel backfield anche l'altro import dei Mastini con il numero 19 Elliot Jeffcott, che riceve palla, ma arriva la pressione della difesa dei Rhinos a neutralizzare il tentativo di corsa del numero 19 Lorenzo. Storia già vista.
Diciamo, ovviamente la difesa si adatta a dei cambiamenti, diciamo, di strategia da parte della squadra avversaria, i Rhinos che, diciamo, hanno individuato in questo momento in Elliott Jeffcoat il running back da tenere sott'occhio. Sanno che è un gioco fortemente sbilanciato sulle corse, quello dei mastini da inizio partita, e quindi, diciamo, si adattano a questa tipologia di gioco. Guadagno nullo da parte dei mastini di conseguenza in questa azione. Sarà quindi un primo e 10 per i Rhinos in questo terzo quarto di gioco che li vede in vantaggio per 30-0 con Bogman che va a cambiare un audible. Non è più Bogman in campo, ma è Ines Raven, il backup quarterback italiano che aveva portato i Rhinos qualche stagione fa a vincere il Silver Bowl. Giustamente vanno ad iniziare a preservare le armi migliori per la prossima partita dove i Rhinos ospiteranno proprio i Parma Panthers al Vigorelli. Arriva il bel lancio di Ines per il proprio ricevitore. I ricevitori comunque si confermano una garanzia per l'offense dei Rhinos, anche in questo caso, anche se le mani sono cambiate, quelle di lancio, buona ricezione, timing giusto da parte dei Rhinos. Il lancio di Ines con il placcaggio di Veratelli con il numero 35. Rhinos comunque che si avvicinano alla chiusura del down. Tra un quarto e corto, Rhinos in buona posizione di campo e quindi giustamente decidono di giocare alla mano. Probabilmente sarà una quarterback sneak, no, è solo un audible, ritorna nella posizione in shotgun. Raven che cerca di trovare la ricezione da parte del numero 81, si tratta di Andrea Pricocco, ma c'è una flag sul terreno, vediamo quale sarà la chiamata della curva arbitrale, Lorenzo. Sembra un fallo dei Rhinos. Sì, che viene declinato da parte dei Mastini, per cui in campo l'offense dei Mastini, vediamo se verrà un po' cambiata la struttura del gioco o sarà sempre affidata a questo rushing game come da inizio della partita. Punteggio del 30-0 che comunque permetterebbe ai Mastini di sperimentare anche soluzioni di gioco diversa in vista della prossima partita, durante la quale i Mastini incontreranno gli Scorpions Varese, reduci dalla sconfitta con gli ex campioni d'Italia. 42-7, infatti il punteggio dei Guelfi Firenze sugli Scorpions lo scorso sabato in quella di Varese. Primo 10 con la palla che arriva nelle mani di Colosimo che va a lanciare di nuovo per il numero 89. Pascuotto Leonardo che va a perdere il pallone. C'è un gruppo di giocatori a terra di ambedue le squadre, andiamo a vedere se la palla è stata recuperata dai Mastini o dai Rhinos in questa situazione di gioco. Andiamo a vedere il replay, il lancio per Pascuotto che cerca di resistere a tre placcatori. Durante il placcaggio perde la palla, forse le ginocchia erano già a terra. Infatti è quello che sto dicendo, ginocchio già a terra, quindi pallone perso già con la situazione, diciamo, terminata con il tocco del ginocchio a terra. L'azione si ferma, queste le regole NCAA, quindi del college football universitario. E quindi Mastini che mantengono il possesso del pallone.
Colosimo che sembra prediligere l'89 Scaligero sulle ricezioni, mantenuto questo possesso seppur con qualche difficoltà, primo down per i Mastini. Prima 10, palla di Colosimo per il lancio per Pasquotto, che si arrabbia con se stesso. Nervosismo non aiuta, soprattutto un ricevitore deve mantenere testa sgombra, pensare alla prossima azione. Leo Pasquotto nervoso, ovviamente le mani vanno di conseguenza. Sarà un secondo e 10 per i gialloblu. Formazione bilanciata con due ricevitori per parte. Numero 22 Manzoni è entrato al posto di Pasquotto. Colosimo che va in roll out sulla destra a lanciare la palla per Leonardo Agostinis, in una situazione veramente pericolosa, nulla di fatto. Sì, Colosimo che sta parlando col coach, probabilmente c'è qualcosa da registrare, fa fatica a trovare il timing giusto, sono sempre lanci un po' con una navigazione a vista. Non c'è il timing, traccia del ricevitore pronto con la palla in mano. Prato nel frattempo, Elliot Jeffcott in posizione di wide receiver. Due in porta Scaligeri che vanno a parlarsi. Ci aspettiamo una ricezione su Jeffcott. Lancio lungo per Luca Tommasi, sì. C'è però una flag che vola, sembra una passing interference da chiamare sicuramente contro la difesa dei Rhinos Milano. Sì, mi sembra corretta la flag, mi sembra che l'autore sia il 14 Valesi. Ha ritardato un po' la corsa del ricevitore giallo-blu. Infatti questo passing interference che porta i Mastini a giocare un primo down intorno alle 25 yards. Ma devo dire che sta pagando finora un po' la scelta di affidarsi anche a questo passing game da parte di Luis Colosimo. Sì, corsa di nuovo per Manuel Savoia, centrale, 5 yard guadagnate, buon avanzamento della palla da parte dei Mastini. Sarà un secondo e 5, al prossimo snap per i Mastini. Forse i giallo-blu hanno anche bisogno di prendere coraggio con il primo touchdown, di muovere un po' il tabellone e trovare un po' la carica che serve per essere un po' più confidenti sul campo. Lancio laterale per Elio Jeffcott che mette un paio di marce. C'è di nuovo un pallone fuori dalle mani, fuoriuscito dalle mani di Elio Jeffcott. Vediamo cosa diranno gli arbitri, se il pallone è stato perso con il contatto col terreno. C'è comunque una flag sulla parte destra del campo intorno al 20 yards. Vediamo cosa verrà chiamato dall'arco arbitrale. C'è un holding, quindi una trattenuta illegale da parte dell'attacco dei Mastini, quindi azione vanificata quella vista poco fa per questo fallo da parte dei Cagnacci giallo-blu di coach Ciba Costanzo. Sì, coach Ventura vedo che si lamenta un po' con l'attacco giallo-blu.
fallo sanguinoso, la palla era ormai vicino all'end zone, tante le penalties finora da parte dei Mastini. Seconda e 15. Uno scramble a sinistra con questa traiettoria corner per Elliott Jeffcott. Lancio troppo lungo, quello per il numero, inteso per il numero 19 Scaligero, nulla di fatto, sarà un terzo e lungo per i Mastini. Sì, comunque il cambio di gioco che obbliga un po' i Rhinos a, diciamo, schierarsi in maniera più ampia sul campo, lascia aperta qualche porta in più rispetto alle situazioni di gioco precedenti. Terza e 15, sempre con la formazione aperta per i Mastini, tra ricevitori, questa volta sulla parte stretta del campo. C'è solo Vladimir Vemopoco sulla sinistra. Lancio in profondità, in zona per un libero Luca Tommasi. Il pallone ancora troppo lungo. Poca aria, si dice in gergo, sotto la palla lanciata da Colosimo per Tommasi. Pallone che non riesce ad arrivare nelle mani del ricevitore numero 8, che aveva corso una buona traiettoria e si era liberato per una possibile ricezione direttamente in zona. Sì, ho visto Colosimo, diciamo, cercare di sentire il vento un po' dopo il lancio, probabilmente è stato anche un po' disturbato, oppure difficile da calcolare con questo vento sul campo. Comunque, diciamo, più gioco diversificato da parte dei Mastini in questo quarto. Quarto down, giocato la mano, la pressione che arriva, il lancio che va in fondo alla end zone, ancora lunghissimo, forse questo vento può infastidire, forse il braccio di Colosimo non ancora ben calibrato, nulla di fatto ancora in questo drive dei Mastini, in questo finale di partita. Siamo ancora nella parte finale del terzo quarto, punteggio sul 30-0 che lascia poco ancora da sperare per gli Scaligeri, soprattutto per la qualità messa in campo dai Rhinos, che dimostrano di essere squadra ben più preparata per questo inizio di stagione. Sì, ho visto, direi, una crescita da parte dei Rhinos rispetto alla scorsa stagione. Ci sono, diciamo, le premesse perché possano fare meglio della scorsa stagione. Attacco sicuramente di qualità, ricevitori con ottima intesa con il quarterback, questo direi che è un po' il loro punto di forza. Import che si sono comportati bene, comunque non è facile, diciamo, entrare in un campionato nuovo, bel inizio da parte loro. Doppio ruolo spesso, per due di loro, buona la prestazione. Molti backup in campo giustamente per il Rhinos, ancora Ines nella posizione di quarterback, l'RPO con questo lancio inteso per il numero 98, si tratta di Marco Gementi. Secondo e 10. Sì, la batteria dei ricevitori è sostanzialmente cambiata, giusto, si dà spazio magari anche ai giovani, tra l'altro i Rhinos, diciamo, vengono dalla vittoria insieme con i Leocorni in questa formazione lombarda dell'Under 15, Under 18 Tackle, per cui il comparto giovanile è importante per i Rhinos. Arriva nel frattempo il sack da parte di Safiano Didat con il numero 53, giocatore arrivato la scorsa stagione nel mondo del football, grandi doti atletiche e fisiche, quelle del giovane giocatore Scaligero, perde di terreno importante per i Rhinos che giocheranno tranquillamente questo terzo e lungo con una formazione aperta con quattro ricevitori. Arriva nel frattempo il timeout chiamato
per i Mastini Verona. Sì, Rhinos che nel settore giovanile comunque stanno investendo, gemellaggio con Mad Dogs and Mad Cats di Milano per il settore flag. Ottima la prestazione nelle, come detto, nelle under 15 e under 18, seppur insieme con i Lions Bergamo e Demons Cernusco, però possibilità per i giovani, insomma, di mettersi in mostra. Tra l'altro abbiamo due convocati under 19, Leonardo Lombardi e Dario Di Girolamo, sempre a conferma del, insomma, del vivaio della, della squadra milanese. Dopo questo primo time out dei Mastini, riparte con questo terzo e lunghissimo per i Rhinos, con Ines che va al suo count play per tenere in inganno la difesa scaligera. Forse ha imparato a proprie spese in questa fase finale di partita di rimanere al proprio posto. Il lancio di Ines tra le maglie difensive scaligere, che cade però a terra. Sarà un quarto e lungo. Rhinos costretti al punt. Mastini che torneranno in campo dopo il ritorno di punt gestito con il numero 35 Veratelli in posizione di punt returner. Special team in difficoltà per i Mastini in questa partita, kickoff return, diciamo, in difficoltà per i Mastini, come pure ottimo era stato il kickoff return da parte dei Rhinos. Rhinos che vanno a calciare questo punt con Bruno Scobar, che riesce a posizionare il pallone intorno alle 38 difensive per l'attacco di Mastini, che entra in campo con un po' di cambi. Il numero 31 Dimitri Maidan, running back della Mastini Academy, pronto a prendere il posto di Manuel Savoia nella backfield di Luis Colosimo. Sì, Dimitri, vediamo come si comporterà. Si era infortunato purtroppo nella Coppa Italia, aveva iniziato bene il campionato, poi un infortunio l'ha tolto dal campo. Un giocatore elusivo in arrivo da Venezia, roll out di Colosimo che va a lanciare in profondità per le mani di Leonardo Agostinis, placcato dalla difesa dei Rhinos intorno alle 5 yards. Finalmente qualcosa si muove, anche se veramente troppo tardi per i Mastini. Azione in a lunga gittata tra Colosimo e Leonardo Agostini. Eccolo qui in roll out, va a controllare in profondità, vede libero oltre la copertura Leonardo Agostini in maglia numero 30, placcato poi dal numero 37 Jacopo Sinfi. Primo in gol Mastini in questo quarto quarto di gioco, che vede i Rhinos meritatamente sul 30-0. Arriva lo snap a terra, pressione su Luis Colosimo che prende due colpi mentre tenta di recuperare la palla. Linea offensiva in difficoltà, spesso ha dovuto scegliere delle opzioni alternative. Luis in questo caso porte aperte per la linea difensiva dei Rhinos. Bella la palla precedente su Agostinis, nelle mani, posizionata molto correttamente. Buono poi il guadagno da parte del receiver veronese. Thank you.
con la snap non perfetto, Savoia che va a correre centralmente con un buon guadagno che lo porta sulle 15 yards dopo il pasticcio offensivo dei ragazzi di Ciba Costanzo. Sarà un terzo in goal sulla linea delle 15. Mastini che durante tutta la partita sono riusciti 3-4 volte ad avvicinarsi e quindi ad entrare quella che viene in gergo chiamata la red zone, ma mai riusciti a portare punteggio sul tabellone. Ancora la corsa di Savoia che riesce a rimanere in piedi, portarsi intorno alle 6 yards. Sarà un quarto and goal. Bella anche in questo caso la corsa di Savoia, buono il guadagno. Mastini sulle 6 yard dalla goal line. Il tentativo però è il quarto, per ultima chance per cui per i Mastini per provare a sbloccare il risultato. Quarto down per provare a segnare, come giustamente stavi dicendo Lorenzo. Arriva lo snap per Colosimo che lancia al centro per le mani del numero 81. Si tratta del tight end Vacchini. Sì, lasciato completamente libero. Bravo, buona la lettura da parte di Luis. Era evidentemente libero in mezzo al campo. Prima ricezione per lui, primo touchdown in IFL per Pietro Vacchini. Touchdown Mastini con la ricezione di Pietro Vacchini, trovato libero in zone da Luis Colosimo. Azione giocata alla mano da parte di coach Ventura in questo quarto di gioco. Pallone lasciato nelle mani di Savoia, arriva un colpo durissimo sul runner Scaligero, palla persa, nulla di fatto, 30-6 il punteggio parziale. Mastini che in qualche modo riescono a segnare e mettere qualche punto sul tabellone, con, devo dire però, i Rhinos in campo probabilmente con moltissime riserve. Era però importante senz'altro per i gialloblu trovare questi punti per acquisire un po' di fiducia in vista anche di un campionato sicuramente lunghissimo che li vedrà sabato prossimo sempre qui a Bolzano allo Stadio Europa affrontare degli Scorpions Varese reduci dalla brutta sconfitta contro i Guelfi, ma squadra assolutamente di grandi qualità, vincitori del Silver Bowl, del campionato di seconda divisione nella stagione 2022. Sì, il vento rende, per darvi anche l'idea insomma, dell'entità, rende difficoltoso anche il posizionamento della palla che cade, come è accaduto anche nella prima metà di gioco. Rhinos che si aspettano una onside kick, quindi molti i giocatori posizionati nelle vicinanze del calcio, invece un calcio in profondità controllato dal ritornatore. Arriva il placcaggio di Filippo Bilato con il numero 55 per i Mastini, ritornatore dei Rhinos con il numero 6 Lorenzo Facino. Sì, Lorenzo Facino si prende un discreto rischio, sembrava aver deciso di lasciare la palla correre, invece la raccoglie all'ultimo momento e ovviamente aveva ormai i giocatori Mastini nelle vicinanze, per cui modesto il guadagno territoriale, palla posizionata sulle 16 yard circa. Primo 10 per i Rhinos, ancora con Ines Raven in cabina di regia.
Segnata la palla, fintata la palla per il running back, è il numero uno dei Rhinos a correre personalmente in questa read, guadagno di circa 5 yards, sarà un secondo e 5 per questo attacco dei Rhinos di seconde linee, giovani, come diceva poco fa Lorenzo, probabilmente molti partecipanti alla vittoria del campionato dei Leocorni. Bella la ricezione e la chiusura del down con l'allungamento del braccio da parte del ricevitore numero 84. Si tratta di Riccardo Brambilla. Attacco Noadol che ha creato non pochi grattacapi alla difesa degli AGSM Eme Mastini Verona. Di nuovo questa read con la palla lasciata al running back, la difesa dei Mastini che reagisce in gang tackle, arriva il placcaggio della difesa giallo-blu sul running back numero 45, si tratta di Luca Merante, sarà un secondo e 6. Sì, sempre buono il lavoro della linea offensiva, comunque crea spazi per i running back dei Rhinos. Modesto il guadagno, ma comunque la palla viene spostata in avanti. Arriva lo snap che cade a terra per Ines, che comunque riesce a compiere una magia con questo veloce lancio per il numero 98 Marco Gementi. Bella la sua ricezione, palla molto vicina alla chiusura del down, è una chiusura di down, primo e 10 sulla 40 yards difensive per l'attacco capitanato da Raven Ines. Bravo Ines a trovare una soluzione alternativa, non facile, palla per terra, vede il ricevitore libero e conquista un primo down. Audible chiamati sulla linea da parte di Ines, che va in play action, va a lanciare per il proprio ricevitore su questa traiettoria corta, crea scompiglio nella difesa scaligera, si avvicina molto alla chiusura del down il ricevitore dei Rhinos. Attendiamo il replay, Lorenzo, per vedere di chi si tratta. Secondaria dei Mastini che comunque fatica un po' a trovare le misure ai ricevitori Rhinos. Spostano in avanti la palla anche con questo secondo schieramento da parte dei Rhinos, con giocatori sicuramente con meno esperienza. Tra i ricevitori sul lato destro del campo per Ines, che consegna di nuovo palla al running back numero 22, arriva il placcaggio del rookie numero 99 dei Mastini, si tratta di Obley Coffey, ragazzo arrivato nella Mastini Academy veramente pochissimi mesi fa, dotato di grandi mezzi fisici, sta crescendo sotto il grande lavoro di coach Diego Gennaro, Hall of Famer e storico giocatore del football made in Italy. Siamo nel frattempo con questo terzo tentativo e 4, tra i servitori sulla destra, palla di nuovo stavolta tenuta da Ines, che va ampiamente a chiudere il down con questa sua ottima read che lo porta ad attraversare la metà campo e portare quindi il proprio attacco in territorio favorevole. Primo 10 Lorenzo per i Rhinos, che anche con le seconde linee si sta muovendo molto bene. Sì, giovani che comunque devono dimostrare, per cui entrano in campo, è la loro chance, grande carica. Anche il 99 dei Mastini dimostra questa cosa, vuole mettersi in evidenza e lo fa. Arriva nel frattempo il lancio per il numero 89 Gabriele Goria, copertura comunque da parte dei defensive back giallo-blu che non permettono la ricezione al ricevitore in maglia bianca, sarà un secondo 10 per i Rhinos. Il freddo nel frattempo si fa sentire qui a Bolzano, temperatura che si sta abbassando di minuto in minuto, siamo congelati, ma comunque felici di vivere questo spettacolo
quello del football americano made in Italy sui teleschermi di Eleven Sports e portarvelo nelle vostre case. Nel frattempo, gioco interrotto. Sì, penso a partenza anticipata sempre da parte del 99 dei giallo-blu. Questo è un po' il rovescio della medaglia della giovane età, voglia di fare, di mangiare il campo, un po' di inesperienza, diciamo, causa la falsa partenza. Secondo e 5 con Ines che va a ricevere lo snap, va a lanciare in profondità e arriva l'intercetto da parte dei Mastini con il numero 29, si tratta di Roberto Portesan. Bello il suo intervento difensivo che regala la palla nuovamente ai gialloblu in attacco. Vediamo il replay, troppo il tempo in cui Ines lascia gli occhi verso il ricevitore prescelto. Bella e attenta la copertura da parte di Roberto Portesan, eccolo qui con la sua maglia numero 29. Guadagno di qualche yards prima di essere placcato e Mastini di nuovo in attacco quando ormai ci avviciniamo alla fine della partita. Due running back nel backfield per Luis Colosimo, anzi Luis Colosimo che lascia giustamente il campo e spazio a un altro ragazzo della Mastini Academy. Si tratta del quarterback Lorenzo Ladisa, ragazzo giovanissimo in arrivo da Venezia American Football Team, ha avuto la possibilità di giocare e molto bene nella Mastini Academy lo scorso autunno, ragazzo di grandi doti, cresciuto anche grazie al bel lavoro fatto insieme a Ugo Arcangeli, storico quarterback dei Guelfi, grande quarterback italiano che nei suoi camp ha fatto crescere Lorenzo Ladisa come tanti altri giovani italiani. Arriva la palla nelle mani del numero 10 che va a lanciare nel mezzo, non trova nessun ricevitore tra le maglie degli scaligeri. Sì, Ladisa che ha ben figurato anche in Coppa Italia, ha portato i Mastini vicini ai playoff, diciamo, si è alternato con Luca Tommasi, altro quarterback dell'Academy, giovane, buone potenzialità per lui. Terzo e lungo, giocato da parte di Lorenzo Ladisa con il numero 10, la palla consegnata al numero 24 Giovanni La Rocca che va a correre sulla sinistra prima di ricevere il placaggio da parte di Stefano Pitton, arbitri che fischiano per fermare la situazione di gioco. Siamo al 2-minute warning, gli ultimi 2 minuti di questo match. E cosa possiamo dire, Lorenzo? Partita meritatamente portata a casa dai Rhinos Milano, squadra più quadrata, squadra che ha dimostrato più continuità in fase offensiva, squadra che ha utilizzato al meglio il trio di import, Mastini ancora con solamente 2 giocatori stranieri in campo, difficoltà sicuramente nella continuità di gioco offensiva, difficoltà nel gestire in qualche modo l'esplua aereo di una squadra come i Rhinos. Anche qui un altro problema sullo snap, il calcio di Rosace che in qualche modo esce dal suo piede, pallone che arriva precisamente sulle 30 difensive e i Rhinos che entreranno in campo per questi ultimi 2 minuti di gioco in un match che ci proietta ovviamente già a parlare dei prossimi 2 match di queste squadre. Dicevamo prima Rhinos che nella week 3 ospiteranno al Vigorelli i Parma Panthers,
arrivati lo scorso anno alla semifinale. Rimastini si sarà invece da rimboccarsi le maniche durante la settimana per ospitare gli Scorpions proprio qui sul sintetico dello Stadio Europa, cercando di trovare maggior continuità. Sì, diciamo che i Rhino sicuramente hanno più esperienza, di fatto sono, e questo li aiuta, insomma, sono dal 2007 nella massima serie, salvo un anno, insomma, in seconda divisione. Molta esperienza da parte loro, mi sembra che abbiano un po' trovato la loro identità, è importante, diciamo, il primo passo è un po' trovare la propria identità e puntare, capire chi sei e puntare sulle tue armi forti. Mi sembra che questa partita sia un po' emerso, sono consapevoli della loro forza aerea, hanno puntato su quella e diciamo il campo gli ha dato ragione. Mastini forse che da questo punto di vista devono un po' trovare di più la chiave di volta delle loro caratteristiche. Il gioco aereo è stato sfruttato poco, molto le corse, diciamo probabilmente, insomma, c'è un lavoro da fare sul proprio identitario di conoscenza dei propri mezzi e sfruttamento delle proprie armi. Partita che ormai sta giungendo al termine con giustamente la panchina dei Rhinos che chiede di sfruttare il cronometro al meglio. Ecco qui che va a inginocchiarsi Ines Raven per portare a termine il match. Rhinos Milano 30, AGSM AIM Mastini Verona 6 in questa seconda giornata del campionato italiano di football americano sui teleschermi di Eleven Sports, questa IFL 2023 che non parte nei migliori dei modi per i Mastini, un po' Lorenzo come la scorsa stagione che aveva visto proprio i gialloblu perdere a Bologna a Lunetta Gamberini contro i Warriors che potrete seguire domani sui teleschermi di Eleven Sports alle ore 14 affrontare i Ducks. Warriors che sono diventati gli Stainless Steel Warriors perché si sono fusi con questo progetto Emilia con i Vipers Modena, capitanati da un coaching staff importante, da un buon gruppo di giocatori. Una partita sicuramente che vi consigliamo. Nel frattempo potete passare alla partita dai Frogs Legnano e i Dolphins Ancona, iniziata alle ore 21. Guardatevi anche quella se vi siete già appassionati del football americano in questa occasione. Qui da Bolzano, tra queste folate di vento sempre più fredde, un saluto e un ringraziamento da Michele De Martin e Lorenzo Agostini. Un saluto a tutti gli abbonati di Sports Eleven. Ciao a tutti.